Non è un tabù, ci mancherebbe, ma in campionato, perché in Coppa le cose sono andate in modo decisamente diverso, la vittoria all'Adriatico manca da troppo tempo, precisamente dallo scorso 2 ottobre 3-2 sul Gubbio, in un finale a dir poco avvincente, le prodezze di Squizzato e Moruzzi. Da quella serata, davanti al pubblico amico, i biancazzurri hanno conquistato appena 2 pareggi in 5 sfide. Dunque, contro l'Olbia l'obiettivo è riconquistare l'Adriatico. Il Pescara dovrà farlo senza tifosi. Curva Nord chiusa per squalifica dopo i fatti di Lucca. In segno di protesta, i gruppi di tifosi organizzati del settore distinti diserteranno l'appuntamento. Gli ultra, insomma, seguiranno il match all'esterno dell'impianto. Zeman a caccia di ulteriori conferme dopo i blitz di Chiavari e Pontedera nel recupero di martedì scorso. Out Franchini, escluse lesioni al flessore della coscia. Lunedì nuovo controllo. Squizzato squalificato. Torna a disposizione Pierno. A centrocampo probabilmente Aloy basso con De Marco e Tuniov, che in questo caso tornerebbe tra i titolari dopo 2 panchine di fila. Sempre in piedi tuttavia l'opzione da Gasso Play. Il 2004 mancino sa stare in campo, a qualità, soprattutto sa verticalizzare come vuole il boemo. Vedremo. Dietro e in attacco non sono previsti cambi. Possibile 11, Plizzari tre pali. In difesa Floriani, Pellacani, Mesic e Milani. A centrocampo De Marco, Aloy e Tuniov. Davanti Merola e Cangiano. A supporto di Cuppone. Con D'Agasso regista, ipotesi ripetiamo tutt'altro che peregrina, gli interni sarebbero Aloy e De Marco. Olbia in difficoltà, un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Ultimo successo lo scorso 2 novembre, 1-0 in casa con il Pineto, match di recupero. 12 gol come la deludente SPAL, peggio ha fatto solo la Cenerentola Fermana con 8, 21 incassati, quarta peggiore difesa del girone. Ancora ai margini Nanni e l'ex Teramo Mordini. Sistema di gioco 4-3-3, probabile 11, Rinaldi tre pali, in difesa Arboleda, ex L'Aquila, Lodi, Motolese e Montebugnoli. A centrocampo Mameli Play, classe 2005, l'ex Dessena e Bianco Mezzali. In attacco l'abruzzese di Vasto Nicolò Cavuoti, 2003, in prestito dal Cagliari, e Ragazzu, ex Lanciano, a ridosso di Scapin. Il tecnico è il 37enne Leandro Greco, da calciatore centrocampista mancino, cresciuto nella Roma. Innanzitutto per me è un onore poter affrontare il mister, io l'ho avuto solo il ritiro a Roma, quando giocavo a Roma, e l'ho vissuto per 3 settimane. Incontrarlo da allenatore per me è veramente un orgoglio, perché è sicuramente un allenatore che non lo racconto io, ma ha fatto la storia, no? E comunque ha rappresentato qualcosa di importante nel campionato italiano. Quindi mi aspetto una squadra molto chiara, offensiva, ci aspetta una grande partita di fatica. Allo stesso tempo sono convinto che abbiamo le caratteristiche per poterli mettere in difficoltà, abbiamo il nostro carattere, il nostro modo di essere, di stare in campo, abbiamo il nostro gioco e quindi vogliamo fare una partita competitiva. Appena 2 i precedenti all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, vittoria per 2-0 in Coppa Italia, 19 agosto 2021, nelle immagini i gol di Galano e Cancellotti. Nella stessa stagione in campionato, 31 ottobre, tanta fatica per i biancazzurri di Gaetano Auteri, a 15 dal termine, il grave infortunio alla spalla per il portiere Raffaele Di Gennaro, in uscita salvifica su De Marcus, a 6 dall'epilogo, la sblocca Mirko Drudi su angolo di Marco Pompetti.